Gentili telespettatori, buona giornata. Ieri alle 6:30 di pomeriggio, di sera, si sono incontrati la famiglia Mittal, padre e figlio, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sembrerebbe che ci sia un'apertura per un possibile accordo, quindi una fumata quasi bianca dopo un incontro durato 4 ore. Come dicevo, da una parte Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra parte ci sono i vertici di ArcelorMittal, Lakshmi Aditya e Aditya Mittal, padre e figlio. Si aggiunge a riunione in corso anche l'amministratore delegato Lucia Morselli, che inizialmente era rimasta fuori dalla stanza. Diciamo che c'è stato un disgelo tra le due parti e si è cominciata una vera e propria trattativa che non ha risparmiato momenti anche di tensione, alta tensione. C'è di fatto che questo dietrofront della famiglia Mittal è dovuta anche all'apertura delle indagini della Procura di Milano e di Taranto che hanno messo in luce diversi aspetti inquietanti, dall'aggiotaggio, le false comunicazioni di mercato, l'aver fatto sparire 500 milioni di materie prime, l'aver premeditato molte cose. Quindi ci sono ipotesi e no, tantissime ipotesi di reato come comunicazioni false a favore dei mercati, a favore delle loro imprese. Quindi il quadro accusatorio è abbastanza complesso e voi direte: ma la famiglia Mittal cosa gliene frega? Tanto quelli vivono là in India. E no, perché loro in Europa hanno tantissime attività, anche in Italia, attenzione, in Italia hanno tantissime aziende, tantissimi lavori. Un'eventuale condanna a livello italiano e a livello di comunità europea porterebbe a loro un danno economico ingentissimo e la confisca di molte aziende per recuperare eventualmente il danno fatto allo Stato italiano. Ed è per questo che hanno fatto dietrofront e si sono seduti al tavolo con l'idea di trovare una soluzione, non più di dire noi ce ne andiamo. Attenzione, facendo un passo indietro, ricordiamo che lo Stato italiano è stato inadempiente contrattualmente. Ha disatteso la clausola fondamentale che era la base del contratto, cioè quella che dava ai dirigenti di ArcelorMittal lo scudo penale che li difendeva da problemi eventuali commessi da chi era prima o dal fatto di cominciare a bonificare il terreno circostante. Quindi, venendo meno a questo, il contratto è stato dichiarato nullo, inadempienza contrattuale, e l'ArcelorMittal, la famiglia Mittal, aveva comunque comunicato che uscivano da questo contratto per giusta causa. Quindi di fatto il disgelo è avvenuto, è iniziata la trattativa, le parti non hanno rotto ed è già una notizia, significa che si stanno esplorando tutti i margini per risolvere la vertenza, che si è entrati nei dettagli della richiesta di recesso, che a questo punto potrebbe anche essere ritirata da parte di ArcelorMittal e a quel punto anche il governo, per mezzo dei suoi commissari, ritirerebbe le denunce e i tribunali probabilmente archivierebbero tutto quanto in quanto si va avanti, no? Facendo capire, attenzione, noi l'indagine l'abbiamo fatta tramite la Guardia di Finanza, se dovessimo ricadere di nuovo in questo, abbiamo già pronto tutto. Quindi questa seconda riunione del governo direttamente con ArcelorMittal è servita comunque. In particolare si è discusso delle condizioni alle quali la multinazionale dell'acciaio può fare un passo indietro e quali strumenti può mettere in campo lo Stato per aiutare il rispetto degli obblighi contrattuali. Quindi probabilmente dovranno fare un altro contratto perché il contratto in essere non esiste più. Ma Giuseppe Conte vorrebbe ritornare a quel contratto, bisognerebbe rifarlo con delle modifiche, soprattutto sugli esuberi, dove il governo prenderebbe in carico
con cassa integrazione parte di quegli esuberi indicati dalla famiglia Mittal. Tutto questo a patto che ArcelorMittal continui col piano industriale, continui con e inizi la bonifica che contrattualmente è scritta, che vale 4 miliardi. Alle 11 di sera le parti erano ancora a porte chiuse, finendo di limare la trattativa e il comunicato finale della riunione. Una riunione sicuramente fruttuosa in cui si è discusso di uno sconto sul canone d'affitto, dei tagli che comunque ArcelorMittal vuol fare per restare come investitore e di quello che può mettere in campo lo Stato per rendere meno oneroso il contratto e la continuità produttiva. Conte aveva proposto, chissà se ha confermato, la metà dell'affitto, cioè attualmente la famiglia Mittal paga 45 milioni di euro a trimestre. Quindi qui vorrebbe dire, al posto di 45 milioni a trimestre, cioè 15 milioni al mese, con uno sconto di 7 milioni e mezzo pagherebbero solo 7 milioni e mezzo al mese di affitto e già è moltissimo, anche perché questo andare incontro di Conte alla famiglia Mittal vuol dire abbassare le braghe, vuol dire perdere dei soldi o comunque dei soldi che si fa carico lo Stato, delle perdite che si fa carico lo Stato, degli esuberi che si fa carico lo Stato. E lo Stato chi è? Lo Stato siamo noi con le nostre tasse, perché loro sono dei nostri rappresentanti. Quindi qui vuol dire che l'errore che hanno fatto di togliere quell'immunità la pagheremo tutti noi con le tasse per avvantaggiare l'imprenditore Mittal per rimanere in Italia. Alla fine Conte dice che i Mittal si sono resi disponibili ad avviare un confronto e un percorso condiviso per arrivare a un nuovo piano industriale con nuove tecnologie e assicurarsi il massimo impegno nel risanamento ambientale. A questo punto si va verso un piano di transizione energetica, è stata valutata anche la possibilità di un intervento pubblico, abbiamo assicurato la disponibilità di una valutazione anche con misure sociali d'accordo con le associazioni sindacali. Obiettivo è giungere al processo di accordo con nuove tecnologie e per questo chiederemo un rinvio dei termini processuali da parte dei commissari, posponendo l'udienza del 27 novembre. Ovviamente, spiega Conte proseguendo, questo a patto che ArcelorMittal garantisca la continuità produttiva e occupazionale in questo periodo di transizione. Cercheremo di avere un atteggiamento quanto più possibile trasparente per i cittadini e per i tarantini, per i quali arriveranno diverse proposte e iniziative del governo e delle partecipate pubbliche. Insomma, alla fine sembra che la vertenza si basi sulla definizione di un nuovo piano industriale e sulla permanenza di Arcelor in Italia, ma è iniziato un nuovo negoziato, quindi sicuramente positivo, è positivo, dobbiamo dire sì, positivo, ma è un rattoppare il danno che ha fatto il governo per ingenuità, superficialità, pressapochismo, forse una di queste cose o forse tutto insieme. Voi sapete che ormai in Parlamento e in Senato ci sono persone che non hanno grandi esperienze, grandi studi, non hanno alle spalle pregresse esperienze di gestioni aziendali, eccetera, eccetera. Abbiamo in molti casi dei veri e propri dilettanti allo sbaraglio e questi sono i danni provocati proprio da questi dilettanti allo sbaraglio. Per fortuna Giuseppe Conte, che non è un dilettante e comunque un uomo navigato, è riuscito a rattoppare. Attenzione, ci sarà da reintrodurre l'immunità. L'immunità dovrà passare per il Parlamento e lì ci sarà poi il problema che non ha i numeri Conte perché metà dei grillini voterebbero no e dovrebbe fare ricorso all'aiuto dell'opposizione, di fatto formando una maggioranza nuova, quello che era successo con la TAV. Vi ricordate quando la Lega aveva votato con l'opposizione? Quindi, formandosi una maggioranza nuova, se fosse veramente onestissimo Conte, dovrebbe andare a dare le dimissioni, ma sono sicuro che non lo farà. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi a questo canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi.
Siamo anche in Facebook come Tele Italia Notizie, dove trovate tante, dove trovate tutti gli stessi video che ci sono in YouTube e potete condividerli assolutamente con chiunque. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.